come si è visto dai giornali, l'ENPA, l'Ente Nazionale per la Protezione Animali, ha avuto diverse multe per quanto riguarda l'accesso alle corsie preferenziali dei loro mezzi di soccorso. E di fatto questo deriva da una ordinanza sindacale per cui l'ENPA e i mezzi di soccorso per gli animali non rientrano più nelle categorie con accesso alle corsie preferenziali riservate. Io mi impegno e lo farò a giorni a consegnare una mozione dove si ripenseranno i criteri, come invito alla Giunta ovviamente, dell'accesso alle corsie preferenziali, tenendo conto che si è generata una situazione paradossale dove questi mezzi di soccorso non hanno accesso alle corsie preferenziali, ma sono rimasti salvi e presenti nell'accesso alle corsie preferenziali tantissimi soggetti che ora cito. Ne cito pochi per sintesi, dato che il mio tempo è finito, e dal nostro punto di vista di Movimento 5 Stelle non hanno alcun titolo per poter accedere, a partire indiscriminatamente dai politici di qualunque livello, anche se non hanno di fatto una motivazione di urgenza. E allo stesso tempo rimangono altre categorie, per esempio la Curia Episcopale, perché deve avere 12 permessi per passare all'interno delle corsie preferenziali, e per ultimo una categoria che non si giustifica dal nostro punto di vista da nessuna azione. Ci sembra incredibile che sia rimasta dopo l'ordinanza da parte del sindaco Pisapia, dato che questi accessi sono riservati all'interesse pubblico. In questo momento le aziende private con più di 10 milioni di capitali di euro versati hanno diritto a 3 pass per le ZTL. Questo ovviamente è uno scandalo per il Movimento 5 Stelle, e con una mozione chiederemo di modificare queste persone, questi accessi, che non hanno alcun diritto di avere il passaggio nelle corsie preferenziali, quindi quelle dei mezzi di soccorso e dei mezzi pubblici, e che invece vengono negate nel caso di altri soggetti che dovrebbero averle. Quindi ne riparliamo a breve. Grazie. Grazie, consigliere Calino.